Questo servizio è offerto da COP Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Decine di figuranti vestiti in abiti medievali hanno dato vita alla sfilata storica che rievoca la traslazione delle reliquie di San Teobaldo avvenuta nel 1075. È senza dubbio uno dei momenti più suggestivi fra quelli che, ogni anno, a cavallo fra la fine di giugno e i primi di luglio, animano Badia Polesine nel rinnovare il gemellaggio con la cittadina francese di Saint-Thibault-de-Vigne. Facevamo la partita a scacchi vivente, l'abbiamo fatto per 2 anni consecutivi, non è stato di grande interesse, allora abbiamo pensato di tramutarla al termine da una cena medievale e nel frattempo tante persone hanno chiesto di fare i figuranti, quindi siamo arrivati a circa 70 figuranti, questo è il quarto anno, siamo contenti perché vedo che la gente partecipa. I festeggiamenti per il gemellaggio sulle orme del santo patrono dei due paesi erano iniziati giovedì con l'arrivo dei podisti Frédéric Chabin e Georges Tambouté, 74 anni, che sono giunti a Badia, assistiti da Rolf Potk, dopo aver percorso a piedi i 1177 chilometri che dividono le due cittadine gemelle. Erano partiti da Saint-Thibault-de-Vigne il 5 giugno scorso per inaugurare quella che le associazioni Amici di San Teobaldo e Ami de Badia vogliono far diventare la via di San Teobaldo. Abbiamo istituito l'associazione Amici di San Teobaldo per aiutare questo gemellaggio e per programmare un percorso, la route de Saint-Thibault, da Provins a Badia e da Badia a Provins. Vogliamo fare il cammino di San Teobaldo. Percorsi da fare a piedi? O percorsi in pullman, cioè come turismo più che altro. La ville de Saint-Thibault-de-Vigne e la ville de Badia ont le même saint patron, San Teobaldo. À Saint-Thibault, le frère de Saint-Thibault, avant que Saint-Thibault soit sanctifié, a apporté des reliques dans l'église de Saint-Thibault, l'église Saint-Jean-Baptiste. Et avec Gianfranco Nicoletta, lorsqu'on s'est connus, on a, à travers le saint patron, on a créé le jumelage. On sait, les deux villes se sont associées. Tout au long de l'année, il y a des enfants, des écoles, clubs de foot, le calcio, qui viennent à Saint-Thibault et à Badia. Voilà. Et il y a des échanges entre les jeunes. Alla cena medievale hanno preso parte quasi 200 persone, tra cui i 30 francesi, che nella splendida cornice della Vangadizza hanno degustato i piatti preparati dallo staff del Milan Club Badia, mentre l'associazione Excalibur di Este allietava i presenti con spettacoli di fuoco e mercatini medievali. Tutte le manifestazioni relative al gemellaggio sono state organizzate dalla Proloco di Badia Polesine e dall'Associazione Amici di San Teobaldo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.